bentornati su Resident Evil 6. Siamo sempre nella campagna di Sherry e Jake, sempre insieme a Jimmy, perché Jimmy non ci abbandonerà mai, nemmeno quando faremo il nostro funerale, dato che ha deciso di farci il funerale all'Africano Dance. Iniziamo subito. Jimmy è copyright. Say I didn't warn you. You want to tell me what the hell just happened? Long story. Yeah, maybe it's your blood they should be testing for vaccines. They already did. More than I could stand. What are you doing? The data's gone. What data? Your data. Your blood analysis, your genome, everything that we need to make a vaccine. No, you mean everything I need to get my 50 million. Well, come on, Supergirl. Let's get looking. Io prevedo un po' di morte qua, sai, Jimmy? Tu cosa dici, Jimmy? È lunga sta parte. Minchia, è vero, è lunghissimo sto capitolo. E poi non c'è un cazzo. È un continuo avanti e indietro. No, perché devo trovare le tre chiavi prima. Ok. Io mi ricordo che c'era un percorso ben preciso, senza che facesse avanti e indietro troppe volte, però non mi sto ricordando. Io lo facevo sempre, nella difficoltà più alta. Io non me lo ricordo, Jimmy. Per evitare che scivolavi più due volte di fila nello stesso punto e ritornavi tutto da capo. Io mi ricordo che tipo appena arrivavo nella zona... in un bivio andò subito nella parte in alto. Fucile di precisione, ottimo. Io mi ricordo appena c'è il primo bivio salivo sopra nella zona più alta e seguivo quella strada. Però non so se sto sbagliando ora. Allora, di qua si può andare, giusto? Però per andare lì. They're Juavo and they're encased in a cocoon. In una specie di bozzolo. When they hatch, well... Tipo da qui salivo subito a sinistra, salivo. Dov'è a sinistra? Dietro di te. Non c'è un'altra strada? No, non posso andare a sinistra. E allora non mi ricordo. Forse di qua e poi tu andavi a sinistra. Boh, non mi ricordo. Mi ricordo che c'era una salita. Ok, di qua io posso andare a recuperare la prima chiave. Non sono chiavi, sono dei dati. Mi raccomando che qui con le... con le moto delle nevi cadi nel dirupo, penso. No, Jimmy, perché mi hai detto sta cosa? No, vabbè, no, se non sbaglio si lanciavano prima di cadere, giusto, giusto. Found one. Ci sono sti uccellacci di merda, Jimmy. Hope we find them before hypothermia sets in. Allora, adesso andiamo a prendere l'altra chiave sopra. Per andare sopra devo andare di qua, giusto? Sì.
Perché di là scivolo, sì, di là scivolo. Evita infatti di andare lì nello scivolare. Allora. Bravo Jake, fai headshot. C'è un piccolo problema. Da dove si sale qua poi ancora? Non si sale più. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Dopo poi pure scuro, non vedo niente. No! No! Ma ha mirato quel collo! E qua ci sono proprio dei cecchini. Ma io non mi ricordavo che c'erano i cecchini! Spara, pezzo di merda, spara! Pezzo di merda! Dove cazzo? Perché non ci vedo, Jimmy, è quello il problema. Allora, in teoria non è inutile andare qua, secondo me. No, allora non mi fa più salire di qua. Non lo so, non riesco a proseguire di qua. Ah, c'è la grotta qua. Ah, Erzegovi. No, dove cazzo sono andato? No! No! Non mi dire che... Che cazzo è? Tu sei immondizia. Quindi devo andare di qua, adesso, giusto? Non lo so. Jimmy, io non ci voglio stare mezz'ora, eh. Ma dove sono... No, no. Qua è il punto iniziale. Oddio. Sì, difatti qua è il punto iniziale, Dio porco! Vaffanculo! Seguiamo la freccia allora, dai, seguiamo la freccia. Ok, di qua. La freccia mi dice di andare di qua, Jim, e noi seguiamo la freccia. Ti manderà in un ghetto. A me piace stare nei ghetti, sai. Non sono bello con gli ebrei, con gli africani, sai. Creiamo tutta un'etnia nuova, hai capito? Mattino, campanaro, dove sei? No! Non ci può finire così. Vedi allora, devo andare giù. Oh, attenti cecchini. Anche quelli spuntano come i funghi. Dove? Ma io di qua non... Io di qua scivoli se vado, vero? Vero Jimmy? O forse no? Di qua... Se cadi scivoli e questa è la cosa. Ah, è vero, ok, però basta che non mi colpiscono. Vabbè, se ben morente però scivoli. Vabbè. Scivola. Ancora shake a quanto pare. No, tu non ci pensare neanche. Ho già visto quel fucilone. Attento che ti investo. Ok, ne ho trovato un altro, dovrebbe attivarmi il checkpoint. Good. This one looks okay too. Ok, ora dobbiamo andare okay. Di qua. One more and we're done. Oh, sentite, mi avete scassato i coglioni. Tu sì, tu c'hai il lanciarazzi, va bene. Andiamo. Va nella foresta e nel buio nero. Sentite, mi avete scassato i coglioni. Lo sapete? Così imparate. Allora, adesso come faccio a salire lì sopra? Ah, ok. Jimmy, forse ho trovato l'ultima.
Sì, sì, l'ho trovato. Qua. È qua, l'ultima. Qua. Sì, sì. Minchia. Ci ho messo 10 minuti. Ma non c'era quando cadevano il ponte? Tagliavano il ponte e cadeva. Se non sbaglio, sì. Mi ricordo c'era questa cosa qui, facevano cadere il ponte. Forse dopo. Mia, io non ci vedo un cazzo! Non viene a curarti. Vieni qua. Jake, andiamo! Forse adesso cade il ponte, sai Jimmy? Cosa dici? Io non ricordo. Ah no, adesso devo andare all'ingresso. Sì. Però non ricordo se tagliavano loro il ponte, ma ormai l'hai superato, no? Io sento qualcuno con la moto slitta. Senti, tu hai rotto i coglioni! Lo posso prendere la moto slitta? Sì. Ti investo! Quindi... Manco 2 metri. Ma dai, ma non lo sapevo! Manco 2 metri hai fatto. No. Dov'è sto stronzo che non lo vedo? Che gli vuoi la motoslitta? È mia la motoslitta! Vai! Dove cazzo devo andare però, Jimmy? Scusa, Jake! Senti, ci vado a piedi, sennò qua faccio danni io. Non riesco a vedere un cazzo. Manco io vedo, pensa a me che vedo tutto a scatti. Ok, di là devo andare. Di qua. Poi? Di qua. Poi? Che cazzo era sta uscita, minchia? Ora bisognava salire verso la cosa. Ma io non riesco a capire niente. È troppo bufera. Ok, sono arrivato al punto giusto. In tutto ciò non sei neanche mandato morente. Esatto. Bella. Che cazzo. Minchia. Minchia, me lo stavo ficcando nel culo. No. Jimmy, lo sai che non capisco un cazzo? No! No! Non rompermi i coglioni! Vai da Jake! Ti ho detto di andare da Jake! Che lui... Però Jake dobbiamo aspettarlo, immagino. Porco Dio. Sì. E nel mentre sedi al cancello penso spuntino gli uccelli. Dove cazzo... Ah, ok. Prendi l'erba, Madonna! Lancia l'inventario piano! Orco il dio bastardo! Un coglione. Ma non lo sapevo! Orca madonna! Orco il Gesù! A me non mi va di combinarle. Oh, che cazzo! Vieni, uccello di merda, vieni! Ecco, così impari.
Dai, che siamo quasi arrivati. Ce l'abbiamo fatta, Jimmy. Ma dov'è Jake? Ma Jake dov'è? 40 metri! Dov'è Jake? Che cazzo ne so. Secondo me l'hanno venduto a tranci. Oh! Jake? Vieni, Jake. Jake, vieni qua. Jake! Bravo! So, you always been like that? You know, the whole healing thing? My dad was a scientist. He was working on BOWs when I was exposed. Luckily, I was treated with the vaccine before it was too late. But the virus adjusted and adapted. It's been a part of me ever since. What happened to your father? His research killed him. By the time he died, his body had mutated so much, he wasn't even recognizable. I'm sorry, I didn't mean to... That's all right. Besides, I didn't walk out of it empty-handed. Well, yeah, you got superpowers. That's not what I meant. The people who saved me, Leon and Claire, are the closest friends I've ever had. Claire is that a BSAA guy's sister, right? They risked their lives for me back in Raccoon City. I guess I'm still just trying to live up to their example. Never giving up. No matter the odds. Speaking of odds... Like we got some party crashers. This cabin's invitation only. Quanti ne arrivano, Jimmy? Penso che andremo a rent. Prima anche di arrivare alle moto da tutto. Minchia, C4. Questi vogliono fare sul serio, Jimmy. Per capire, stare in vita. Ma penso qua di andare alle moto da slitta. Qua mi raccomando, fai sempre... Jake. Segui sempre a lui e prendi sempre tutte le rampe. È il trucco per non farti... Ma io sono davanti, Jimmy! Non sei davanti? Sì, sì.
Ah no, non sono davanti, ok, hai ragione. Ma che cazzo fai? Perché? Ma perché è morta? Ma non è vero! La sento nel vuoto. Ma perché? Perché sono un coglione. Vai tutta a sinistra, tieni l'analogico. Non va Jimmy tutto a sinistra. Sì, per impedire che cadi nel burrone di nuovo. Ok, ok, ora sì. Segui sempre Jake, la sua sfida. E appena vedi le rampe, segui tutte le rampe. Ma se vado a sbattere muoio. Se vai a sbattere ti rallenti e ti prende la gota. Questi alberi sbucano giù dal nulla, Jimmy. Non hai avuto scontri! Non ti faccio, è mancato l'emblema. Jimmy, per favore. Non è il posto. This is not a good idea. Too late now! No! Non è vero, dai! Almeno il checkpoint. Ma dove? Se non bestemmiavo come un arramingo. Dai, che due morti. Ho fatto due morti gratuite. Porca madonna. About me. I'm built like a tank. Fine, I won't. Let's go. Wow. Nice acoustics. Watch your step. I wonder how deep this mine goes. Andiamo, Jake. No, minchia, Jake. La sai fare questa parte, vero? Non me la ricordo. Basta che non spari, non ti fai vedere. Ma perché questo qui ha quella camicia in mezzo? Vabbè, dettagli, giusto? Esatto. Jesus Christ. What does it take to kill that thing? Allora, quelli li posso ammazzare. Sì, basta di dietro e fai la mossa. Devo andare piano, non devo neanche correre, vero? Sì, puoi correre, puoi correre. Va avanti. No, 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 c'è quello. Jimmy, c'è ancora. Aspetta un attimo che fa la rotazione suprema e poi... Girati! Bestiaccia, girati! Ecco, così impari, insetti di merda! Ok, questa parte l'ho superata. Poi... Fa pure, ce ne sono altri due. Aspetta, che gira... E vuoi girarti?! Girati! Perché devi gridare? Ancora non si è girato. Jake, vieni qua che sennò ti scopre. Non è stupido.
E muori. Ah, bracciata. Oh porco Dio, minchia. Mi stavo occhiando. Ti vuoi girare? Ecco, così impari. Giù o so? Qua c'erano dei punti. Che poi se scendo di qua c'è... c'è altra roba. Non lo so, prova. No, 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 non rischio. Minchia, qua devo essere veloce, lo sai? Okay. Te lo ricordi? La frega è veloce. Ma porca madonna! Allora. Ah, qua è difficile perché ce ne sono un po', qua. Ma che è difficile. Come cazzo faccio a muovere quello poi? Ce la fai, che gira pure questo. E qua è sempre dritto, vai. E prendi il primo, quello là. Chi è che fa sto rumore? Aspetta, aspetta. Aspetta, Jimmy. Fai girarlo. Fai girare. Ok. Stay on your toes, Supergirl. Ce ne dovrebbe essere un altro qua. Se vedi la luce blu, sì. Porca ma... No, non è vero! È il primo verso... Appena salire con le scale, è il primo che trovi. Dove? Sulla sinistra. No! Tra, minchia! Vedi che passo Jake! Ciao coglione! Cioè ti fai sgamare pure in ste parti qui. Minchia. Non so come ha fatto a sgamarmi, G. Facciamo morire anche quello. Ma quanti cazzo ce ne sono? Ok. Qua sotto c'è qualcosa comunque. Ah, ecco, è quello che mi ha sgamato comunque, Jimmy. Fallo girare. Fallo già da ora, perché poi sulle scalette non te le fa fare la mossa. Sì che me le fa fare. Sulla scala no, ti fa dare i calci. Sì che me lo fa fare sulla scala. Oh, muoviti. Che cazzo dici? Aspetta, fallo girare. Minchia. Jimmy, bisogna essere sicuri, al momento giusto. Prima no, dopo no, decidi. Ecco, così impari. Aspetta, prima di scendere qui, vai là sotto. Qua sotto ci sono altre scale, c'è qualcosa forse. Spero che non siano punti. Sì, sono punti. Non ti fa scavalcare dalle sbarre. Devo andare di là. Devo andare di qua, Jimmy, penso. Ah, sono punti, Jimmy. Potevi anche stare tranquillo. Minchia, ma è uno spray. Vabbè, spray ce n'è uno. Ma... Lo so, Jimmy, per me non basta. Lo so, Jimmy. Ecco, è nella storia di Leon che ne trovi un sacco. Invece nelle altre storie ne trovi un cazzo. Aspetta, prima di aprire la porta, girati. Eh? Mi rinato. Senti, Jimmy! È fondamentale. Ne hai perso pure uno durante la bufera di neve. La valanga. Un cazzo. Ah, che sicuro, cazzo la bufera fa? Di neve era sopra una torre. Sta guardando l'emblema quel coglione. Sì, vabbè, qua sei morto e qua morirei perché lo so.
E fa muore. Porca madonna. Oh cazzo! Devi correre e poi fai una scivolata. È perché è difficile di qua. Tieniti sulla sinistra. Scivola! No! Non me lo ricordavo. Era... più che plausibile che mai. Dai! Minchia, non me la ricordavo quella cazzo di scivolata. Quando è che bisogna fare sta scivolata? Vai. Che culo. L'ho fatta. Ora? Sì, va bene, è tizio Caio. Ok. Tranquillo, non ti insegue più. È vero, minchia, se lì sbagli a fare la scivolata, minchia, muori. Oh no, Jimmy, no, ti prego, no! È difficile sto pezzo. È facile! Se non hai spazio, può anche prendere Jack, le bombe le piazza lui. Sì, vabbè, però le ce l'hai spazio, in caso delle porti pure le mine, sì, come dove armi. Dove sono le mine? Guarda nell'inventario. No, sono di là, penso. No, le mine tutte lì, puoi andare a prenderle pure tu. Dove sono? Ah, eccole lì. Non salire sul ghiaccio. Ma ce l'hai lo spazio. Facciamo una cosa. No, anche perché le mine servono, cazzo. Ok. Però non so se adesso Jake ce l'ha per piazzarle, capito? Perché un conto è se le prendi e la piazzi tu. Un conto è se non le prendi, poi Jack va da solo e le piazza lui. Guarda, no, dovrebbe, dovrebbe piazzarla. L'ha piazzata. Vabbè, vai. Quindi devo fare il giro di nuovo. Sì, certo, se non ti senti. Piano, ti sentirà. Sì, guarda, è lì e non lo vede. Coglione di merda, ritardato. Ma vai da un oculista, porco Dio. Fatti no. Mettere le lenti a contatto. Devi fare ciao coglione, ciao coglione. Aspetta. Ciao coglione, ciao coglione. Eccolo. Mi raccomando, qua devi premere adesso. No! Poi mi farò i pollici. Vabbè, usa entrambi gli analogici. Sì, lo so, perché vai più veloce. Ma poi il senso di fare una camera blindata vicino a un'altra non l'ho capita, comunque, vero? G? Non lo so. Jack, difendimi, fai gli headshot! Muoviti Jake, muoviti! He's breaking through. Hurry, Jake! Minchia, mi sto sparcando i pollici opponibili! Ancora! Questa sia l'ultima porta. Jake sta entrando! Ma Jake in quel momento non pensava... Jake sta entrando! Minchia, mi sono spaccato i pollici. C'è il mega trapano! Minchia, glielo ficco in bocca. Ti piace il trapanone? No! Ti piace il trapanone? Ti piace?
piace il trapanone? Ti piace il trapanone? Te lo ficco in bocca! Te lo ficco in bocca! Fai il cinghiale! Te lo ficco! Te lo ficco! Visto Claudio, anche tu dovresti fare questa fine, direbbe Alessandro. Sai, lui ti augura tutto quello che succede. That's the rendezvous. About damn time. Shots of yours packed one hell of a punch, lady. So, you're Wesker Jr. Wesker? He lost me. Albert Wesker was a colossal imbecile. A fool who tried to destroy the world. He was also your father. What? Which makes you heir to a very special blood type. Ah, ma finisce qua? Sì. Ma porco Dio! Mica Rank! E fine episodio.